Ciao a tutti amici, benvenuti nella cucina di Lina. Allora, oggi cosa facciamo? Cosa fa la volta Lina? Oggi facciamo, conserviamo i pomodori per l'inverno. Dato che siamo in estate e abbiamo pomodori in abbondanza, specialmente qui da me, ci sono molti pomodori. Al sud, come tutta l'Italia, ma insomma qui al sud ancora di più. Allora, cosa faccio? Vi voglio mostrare come conservo io i miei pomodori. Allora, io qui ho una pentola bella capiente in acciaio e qui ci sono 2 kg di pomodori che ho tagliato a metà, li ho messi tutti in questa pentola, poi ho aggiunto basilico, una bella cipolla grossa e una carota. E li ho fatti bollire per 40-45 minuti più o meno. Dopo che si raffreddano, che ancora sono un po' caldi, dobbiamo aspettare ancora. Allora, quando si raffredda, cosa fa la vostra lina? Li metto in una busta, così. Questi qua sono dell'IKEA, sono buonissime. Le trovo comode, con la cerniera ricucibile, così. Si vede? Ok. Allora, mi faccio porzione, porzione, me li congelo io. Io conservo così i miei pomodori. E li posso vedere fino a un anno. Comunque, nel mio congelatore. Però dico, io li conservo anche prima di un anno. Comunque, quando ho pomodori in più, io faccio questo lavoro. Ecco qua. Adesso sono un po' freddi, cioè, che bugini si può passare a riempire le nostre buste. Ecco qua. Io non li faccio, non faccio niente. Poi quando li tiro fuori, no? Quando li prendo, secondo la ricetta che devo fare, poi dico li passo, li frullo, secondo. Ecco qua. E così conservo. E secondo. Così conservo i miei pomodori per l'inverno. Vedete? Ecco. Adesso questo qui verranno 2 o 3 porzioni, secondo la grandezza della busta, poi. E niente, amici, questo vi volevo mostrare. Intanto, non lo so se voi avete mai controllato i pomodori, ma io lo faccio da una vita. Lo faccio anche quando sono in Germania, perché è la stessa cosa. Io mi trovo comoda così. Non. Quando ho pomodori in più, mi faccio, me li metto così, li cucino, tutti insieme, senza olio naturalmente, però il sale ci metto, no? Vi ho già detto quello, comunque ve lo scriverò anche in descrizione. 2 kg di pomodori, un bello ciuffetto di basilico, una cipolla bella grossa, a piacere, potete mettere anche di meno, e una carota. Quello, questo è tutto. 40 minuti a fuoco lento, quando si raffreddano, si congelano. E questo è tutto. Provate, se non l'avete mai fatto, provatelo, anche con piccole porzioni, che vi troverete bene. Questo è il mio consiglio di oggi. Ciao a tutti amici, grazie per aver seguito il video, ciao al prossimo video!